Un impiego da carrozziere, un curriculum da delinquente comune, un passaggio all'estremismo che lo ha reso capace di freddare dei bambini di pochi anni. Mohamed Merah si è definito un mujahideen appartenente al gruppo terroristico Al-Qaeda, nato a Tolosa il 10 ottobre 1988, torna dal Pakistan e dall'Afghanistan, determinato all'azione. Era noto e sotto sorveglianza perché era stato in Afghanistan, di questo ero al corrente, dice il suo avvocato, ma è tornato e non presentava un comportamento rigido oppure da fanatico. Secondo fonti dei servizi francesi, sarebbero non più di una decina i cittadini dell'esagono formatisi nei campi al confine tra Pakistan e Afghanistan, un centinaio di siti noti ai servizi internazionali. Non esiste al momento prova che Merah appartenesse ad un gruppo in particolare. Oggi come oggi i campi di addestramento sono anche su internet, nel cyberspazio, ed è per questo che i servizi antiterrorismo devono moltiplicare i controlli, perché è in siti del genere che trovano informazioni e materiale per diventare degli estremisti. Siti come quello dell'organizzazione radicale Fursan Al-Azza, nota al Ministero degli Interni francese per le posizioni violente. Il comportamento di Merah era stato denunciato a più riprese, secondo la testimonianza di un abitante del suo quartiere. Avrebbe obbligato un quindicenne a guardare video ed esecuzioni di Al-Qaeda.